Qualche giorno fa un attore presuntuoso che si è già scontrato con me per nulla, per un mio tentativo di portare la sensibilità delle persone alla normalità, che non vuol dire non avere prudenza, vuol dire non fare delle scemenze inutili soltanto per figura. E quando io feci la determina del comune di Sutri come sindaco per dire non portate la mascherina all'aperto, rispettate le distanze, non portate la mascherina all'aperto e non portate la mascherina quando siete sulla vostra macchina da soli. Su questo qualcuno capì, Gassman non capì e ritenne che la mia fosse una provocazione che non era, era semplicemente il ragionamento: all'aria aperta non ci si ammala. La verifica fatta in tempi recenti in Irlanda ci ha indicato che lo 0,1 dei contagi sono all'aria aperta, gli altri sono al chiuso. Stare in casa, statevene in casa, è il modo migliore per favorire la diffusione del virus. Invece state all'aria aperta. Teste di cazzo, dice un manifesto apparso nella città della Calabria. Statevene in casa. No, io dico teste di cazzo, non state in casa, uscite. Allora, in questa posizione, io ho tentato di rappresentare non una polemica o un'alternativa o un atto incosciente, ma l'uso della ragione, quello che ho detto anche in queste settimane. Se uno che ha avuto il Covid non può riprenderlo né contagiare gli altri, perché deve portare la mascherina? Perché io in Parlamento devo portarla avendo avuto il Covid? Allora devo dimostrare che c'è un pericolo anche dove non c'è più? E perché se ho fatto il vaccino come Mattarella, come Zingaretti, come De Luca e quindi sono immune, devo portare la mascherina? A chi posso attaccarlo? Nessuno. A chi posso prenderlo? Da nessuno. Vuol dire moltiplicare il terrore e dare la sensazione che non ci sono soluzioni quando invece esse ci sono. Se fai il vaccino puoi andare tranquillo, all'aria aperta ma anche al chiuso, senza mascherina. Perché la porti? Per dare l'esempio. L'esempio a chi? Che gli altri sono tutti pazzi, prenderanno le loro misure, non ho bisogno che ci sia qualcuno che dà l'esempio. Né il DPCM, i famosi decreti del Presidente del Consiglio, presuppongono o chiedono che uno porti la mascherina all'aperto. Quindi io ho fatto delle delibere che erano assolutamente giustificate. All'aperto devi avere questo dispositivo di sicurezza che è la mascherina da metterti se vai al chiuso, ma camminando all'aperto è folle portarlo. Eppure il mondo è pieno di folli, impauriti e minacciati da leggi che sembrano volere punire chi non porti la mascherina anche all'aperto. Poi ci sono gli altri, come questo attore Gassman, i quali devono fare quelli che danno l'esempio, quelli che indicano i comportamenti. Io sto in casa e stai in casa e ti ammali. Meglio allora io apro. Ma siccome Gassman fa parte del partito Io sto a casa, devi andare a rompere i coglioni a quelli che in casa decidono di vivere nella loro privatezza, non secondo regole mistiche, ma magari in un certo numero di persone. E quindi cosa fa? Chiama la polizia per dire che nell'appartamento vicino al suo ci sono delle persone che stanno festeggiando. Fa quindi il delatore, chiama le forze dell'ordine denunciando che qualcuno fa qualcosa che lui non vede ma che ritiene sbagliato, per la salute loro. Non per la salute propria, e quindi lo fa in nome di grandi principi. Peccato che questo chiamare l'autorità per denunciare qualcuno che è vicino, anche se non lo fai per il tuo interesse, perché il vicino non disturba te o ti disturba parzialmente, ma lo fai in nome dell'umanità, in nome del rispetto, in nome delle regole, che piace tanto a una certa parte del mondo evocare, la Treccani ci dice in modo inequivocabile cos'è un delatore, cos'è Gassman, un delatore. E il delatore ha una sola definizione, che è questa: chi per lucro, per vendetta personale, per servilismo verso chi comanda, e questa è un'ipotesi, perché ritenere giuste le misure di un governo in una situazione nella quale noi siamo i più chiusi d'Europa e abbiamo più contagi, cosa che io dico sempre, e avendo la Spagna aperta nei musei, nei teatri, che dovrebbero interessare a Gassman, e queste aperture non avere aumentato i contagi, ma nemmeno
non aver avuto un'influenza particolare, tant'è che con più del doppio degli abitanti di Milano, Madrid ha avuto meno morti e meno contagi. Quindi anche il servilismo verso chi comanda può essere evocato per chi, senza verificare la bontà delle misure, che sono spesso sbagliate, come io ho sempre indicato, per servilismo denuncia quelli che sembrerebbero contravvenire a quelle regole. Per servilismo verso chi comanda, per altri motivi, denuncia segretamente qualcuno presso l'autorità giudiziaria o politica, soprattutto qualora esercita abitualmente tale attività. È stato lui il delatore, fare il delatore. Certi delatori ricoprono l'infamia sotto il colore di zelo e di patria carità. Questa è la definizione di Alessandro Gassman. Certi delatori ricoprono l'infamia, quella di denunciare qualcuno, di denunciarlo a volto coperto, sotto colore di zelo e di patria carità, manifestando con ciò grande zelo in nome del bene, che non sappiamo quale sia, ma che lui evidentemente sa qual è, e di patria carità, per poi dire: io ho denunciato, e quindi vantarsi anche di questa azione. Anche se con significato più generico, chi rivela un superiore colpe altrui o il nome del colpevole. Quindi in questo caso è proprio una spiata. Ma quello che ha fatto Gassman è proprio del delatore, 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 che non ha mai un significato positivo. E chi non si fa i cazzi suoi, e chi pensa che gli altri sbagliano, anche lui ha ragione, per servilismo verso delle leggi sbagliate. E la legge, non essendo sacra, come dice un collega di Gassman che si chiama Mario Giordano, le leggi sbagliate si combattono. Quando iniziò la persecuzione degli ebrei, chi fosse stato contro quella legge, che è la legge di Stato, avrebbe fatto un atto eroico e nobile. Quindi le leggi che Gassman pretende di fare rispettare non è detto che siano giuste, e hanno portato a molti morti grazie a molti errori. Per cui delatore, 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 che è soltanto quello che non si fa i cazzi suoi pensando di rispondere a un ordine superiore che lui ritiene tale. Invece spesso è un ordine di incapaci, di imbecilli, che hanno trascinato in più di un anno l'Italia alla miseria. E non per dare salute, per garantire sanità, perché, come abbiamo visto, i nostri dati ci indicano che quelle misure evidentemente erano sbagliate, perché non abbiamo né limitato i contagi né limitato i morti. Caro Alessandro Gassman, chiamato d'ora in avanti il delatore.